Buonasera a tutti i telespettatori da Ravenna al Pala de André, poco prima dell'incontro Consar RCM Ravenna contro l'Ube Cucine Civitanova. Sono con Emanuele Zanini, head coach di Ravenna. E Emanuele, ci siamo lasciati mercoledì, quindi pochi giorni fa, prima della partita contro Padova, dicendo noi ci riproviamo a dare qualcosa in più sul campo, evidentemente. Mercoledì sera non siamo riusciti. Stasera forse può essere un'altra occasione, ma in un incontro molto difficile. Ma io credo che contro Padova la squadra abbia provato a fare tutto quello che era nelle proprie possibilità. Poi ci sono stati, diciamo, degli episodi che hanno sicuramente condizionato l'incontro e che comunque non tolgono nessun merito a Padova, che ha dimostrato come durante tutta la stagione di avere qualcosa in più rispetto a noi. Sicuramente i contenuti di questa sera sono completamente diversi, cioè questa è una squadra costruita per vincere sia in Italia che in Europa, per cui sappiamo benissimo che abbiamo di fronte dei grandissimi giocatori, dei grandissimi campioni, gente che è in nazionale ormai in pianta stabile da tantissimo tempo. E quindi questa è una grande opportunità soprattutto per quei giocatori non certo goi, non certo club by, ma che magari non hanno mai giocato contro certi campioni o l'hanno fatto per la prima volta quest'anno, quindi è una grande opportunità di crescita. Io ho chiesto semplicemente ai miei ragazzi di metterci alla tutta e di celebrare ogni punto che riusciremo a fare con grande entusiasmo. Quindi uno degli episodi che mercoledì sera ha bloccato un pochino la possibilità, no, anche di provare a vincere un altro set e arrivare al tie break, è stato l'infortunio di Marco Vukašinović. Quest'oggi dovrai purtroppo fare a meno di diversi giocatori, quindi immagino che sarà stato forse anche più complicato preparare la squadra dal punto di vista psicologico sul come affrontare questa partita. Ah, sicuramente Marco ha dimostrato durante la stagione di essere un elemento fondamentale per questa squadra, perché comunque ha sempre dimostrato di essere innanzitutto caratterialmente un guerriero, poi anche tecnicamente spesso è stato quello che ha messo a segno più punti rispetto assieme a Club Bike. Quindi questa sera diciamo non c'è, non fa parte della contesa, è un'opportunità in più per qualcun altro di dimostrare qualcosa di diverso, di dimostrare qualcosa che magari finora non è riuscito ad esprimere. Per cui io la vedo comunque come una grande opportunità per gli altri. Poi è ovvio che come tecnico mi dispiace non avere anche questo elemento a disposizione. Certamente, anche perché lo possiamo dire, dovrei fare a meno questa sera anche di Fusaro e di Erati, quindi nei centrali sarai sicuramente più limitato purtroppo nei cambi che ultimamente avevi anche utilizzato molto, no? Sì, vero, quest'oggi saremo 12 con un ragazzo che viene dalla Serie B e già sapete benissimo che abbiamo Rioli, che comunque è un ragazzo giovanissimo, non ancora maggiorenne, per cui questa è la linea verde, sicuramente è un messaggio anche per la Ravenna del futuro, ecco, questo sicuramente. In bocca al lupo e grazie come sempre Emanuele. Grazie a voi. Grazie. Sono con Chicco Blengini, che non ha bisogno di presentazioni naturalmente. E Chicco, il vostro gruppo, la vostra squadra quest'anno ha avuto un percorso un po' diciamo più difficile, perché con alcuni giocatori hai dovuto rimaneggiare, diciamo, un po' gli equilibri della squadra, no? C'è stata la mancanza inizialmente di Zaitsev e attualmente credo anche ancora Osmani non è completamente disponibile. Nonostante questo posso dire anche che gli equilibri non ne hanno risentito più di tanto, siete una squadra solida e molto forte e chi è stato chiamato a sostituire questi campioni non ha certamente deluso. Sì, no, noi siamo in emergenza all'inizio dell'anno, abbiamo avuto prima il discorso di Ivan, abbiamo avuto Jant, abbiamo avuto Osmani fuori da più di tre mesi, si è aggiunto l'indisponibilità di Kovar. La complicazione è quella soprattutto sul campionato italiano, con l'obbligo degli italiani ed avendo molti indisponibili italiani, chiaramente è molto difficile avere una rotazione e poter anche modificare qualcosa durante le partite, però la squadra ha dimostrato in tutto questo periodo la capacità
di trovare soluzioni e una mentalità importante di non cercare delle scuse, di mettere sul campo quello che aveva, cercare di, come dico io, arrangiarsi, e lo ha fatto, credo, dimostrando, come ho detto, grande mentalità. Assolutamente. La stagione scorsa questa squadra ha vinto tutto, direi, no? Quindi Coppa Italia, campionato. Quest'anno non avrete l'impegno della finale di Coppa Italia. Questo servirà a concentrarvi maggiormente sulla Champions e sul campionato? Bah, no, servire, insomma, facciamo di necessità virtù, volevamo esserci, purtroppo a quella partita di Coppa Italia ci siamo arrivati veramente nel momento peggiore, non solo per l'indisponibilità, ma anche eravamo appena reduci dal Covid, quindi è stata una partita particolare, fermo restando che Milano ha meritato di superare il turno e ha giocato una grande partita. Quindi facciamo di necessità virtù, è chiaro che non avendo quell'impegno lì il focus e anche, come dire, le energie sono concentrate su cercare di arrivare nelle migliori condizioni possibili al playoff per la lotta scudetto e anche sul discorso Champions, che adesso ci vede ancora impegnati nel terminare il girone dove al momento siamo primi, però ci sarà ancora mercoledì una partita decisiva. Non per arrivare primi, perché lo siamo, ma sarà importante per il regolamento di Champions non essere tra le prime la peggiore, perché sennò si rientra nel pool delle seconde classificate, che vorrebbe dire al turno successivo incontrare una prima che lo rende sulla carta più complicato. Ti ringrazio e facciamo un in bocca al lupo grandissimo anche per la Champions, perché ovviamente rappresentate tutti noi, e quindi in bocca al lupo anche per tutto il campionato. Grazie, grazie mille.